Ed eccoci tornati ragazzi per un nuovo video dedicato al mondo della Marvel. Ha fatto il suo debutto la serie Loki su Disney Plus. Parliamo dunque del primo episodio. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo video dedicato a Loki. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Iniziamo dicendo che abbiamo sempre apprezzato i film su Thor del Marvel Cinematic Universe. Ad essere sinceri però l'elemento che ha caratterizzato più di tutti, secondo noi, che li ha resi più interessanti è sempre stata la presenza di Loki. Forse è stato proprio il contrasto, no? La differenza tra il figlio di Odino, degno di brandire il martello ed essere un esempio per tutti, e questo altro personaggio, bugiardo, meschino, che tende a raggiungere i propri obiettivi con qualsiasi mezzo. Da una parte quindi abbiamo questo Thor, un dio che incarna i migliori valori, dall'altra parte invece è il dio dell'inganno, che più che valori, in lui vediamo accentuati i peggiori difetti dell'uomo. Il Loki che conosciamo nei film è cattivo, sì, ma non è esattamente senza cuore. Più che altro ci appare come un personaggio mostruoso da cattivi sentimenti, come l'egoismo, l'invidia o il desiderio di avere potere sugli altri. Il protagonista della serie di cui stiamo parlando è il Loki che abbiamo conosciuto nel primo film di Thor e nel primo film degli Avengers. Non è lo stesso Loki che abbiamo visto nei film successivi a questi due. Questo perché si tratta del Loki che abbiamo visto all'interno di Avengers Endgame, ovvero quello che nel passato è fuggito dopo aver ripreso il Tesseract. Sapevamo già che sarebbe stato questo il protagonista di questa serie, perché il Loki originale che conosciamo è morto all'interno del film Avengers Infinity War contro Thanos. Abbiamo quindi a che fare con una variante. Da questo momento in poi il video potrebbe contenere spoiler, per cui consigliamo la visione solo a chi ha visto il primo episodio. Questa serie su Loki è quella che aspettavamo di più. Come detto prima, abbiamo sempre apprezzato il personaggio di Loki, per cui questa serie era quella che più attirava la nostra attenzione. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi sia da WandaVision che da The Falcon e The Winter Soldier. Per cui adesso abbiamo delle grandi aspettative per questa serie. Il primo episodio, a dire la verità, è stato un po' lento, c'è stata poca azione, però dobbiamo dire che ha messo le basi per una serie dai risvolti interessanti. Sembra quindi essere una serie importante non solo per se stessa, ma anche per l'intera fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Riassumendo un po' quella che è la trama del primo episodio, abbiamo questo Loki di Endgame che viene recuperato dalla Time Variance Authority, la TVA, che si occupa di monitorare le varie linee temporali. Loki, fuggendo con il Tesseract e agendo diversamente da come prevedeva la storia, è diventato una variante, il che, come spiega la TVA, potrebbe portare a numerose variazioni temporali che potrebbero essere anche pericolose. Loki sembrava essere condannato al reset, ma grazie all'agente Mobius riesce a salvarsi, perché quest'ultimo sembra voler ottenere un qualche tipo di obiettivo insieme a lui. Alla fine dell'episodio scopriamo che la variante che sta causando problemi nel tempo è Loki stesso. Ma cosa ci è piaciuto di questo episodio? Ragazzi, da questo momento in poi continua mio fratello, per cui vi lascio a lui. Buon proseguimento! Cosa ci è piaciuto di questo episodio? Il personaggio di Loki, ovviamente. Lo abbiamo visto essere catapultato in una realtà assurda, privato dei suoi poteri e posto davanti ad un futuro alternativo che questo personaggio non vivrà mai, ma che noi conosciamo. L'intelligenza di Loki, la sua parlantina, la sua furbizia, è qualcosa che ci sorprende sempre. Ci è piaciuto l'accenno al multiverso. La sequenza animata sembra proiettarci in Jurassic Park, quando assistiamo alla presentazione del parco con il DNA che spiega cosa succede. Questa atmosfera di agenzia segreta che salvaguarda il tempo rende il tutto più misterioso e apre le porte a diversi possibili scenari. Oltretutto il multiverso ci fa pensare a sviluppi particolari. Pensiamo ad esempio a Spider-Man No Way Home, che ci presenterà Dottor Octopus ed Electro, rispettivamente dai film di Spider-Man di Sam Raimi e di The Amazing Spider-Man. Oltre questo, ci sono dei rumor che parlano della presenza degli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield, insieme a quello di Tom Holland. Inoltre, a marzo avremo anche Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Abbiamo visto il trailer di Shang-Chi, abbiamo visto quello degli Eternals. Ma ancora, non ci mostrano quello su Spider-Man! E anche quando arrivasse, non è detto mica che ci svelerebbero la presenza degli altri Spider-Man, ma potrebbe comunque contenere importanti indizi sulla strada che il film vuole prendere. Insomma, qualcosa sul multiverso si sta smuovendo, e questa serie con Loki potrebbe mettere le basi su quello che accadrà nei prossimi film.
Sembra una serie che segna il passaggio tra la vecchia fase e quella nuova. Interessante anche la scena dove Loki trova diverse gemme dell'infinito, ma che nella dimensione della TVA non servono a nulla. Come ad indicare che la saga dell'infinito ormai è conclusa, e ora c'è altra a cui pensare. Il multiverso, ad esempio. Oltre a questo, l'episodio contiene anche una citazione del mondo reale. Il momento in cui Loki si lancia dall'aereo è la citazione ad una famosa rapina avvenuta in un aereo nel 1971, attuata da D.B. Cooper, un uomo poi svanito nel nulla. L'episodio sembra contenere anche una citazione a Mephisto. Vediamo nel passato una sorta di diavolo disegnato su una vetrata, e questo potrebbe essere un indizio sull'arrivo di questo personaggio. Oppure è anche possibile che la ragazzina si riferiva alla variante di Loki che indossava il suo tipico elmo, facendola appunto sembrare un diavolo, e per questo magari indica la vetrata. Chi è la variante Loki della fine dell'episodio? È lo stesso Loki di questa serie che ha dato a sua volta origine ad una nuova variante? Oppure si tratta di una variante nata dal Loki che abbiamo conosciuto nei film successivi al primo The Avengers? Questo lo scopriremo negli episodi successivi, che speriamo siano più ricchi d'azione rispetto a questo, ma che contengano comunque diversi elementi importanti. E con questo è tutto. Se questo video ti è piaciuto, metti un bel like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Ciao ragazzi!